Non si sale a baciare la mensa. Di grande spicco
sono le sollecitazioni che riguardano la sinodalità e la ministerialità della Chiesa, affinché siano accolti e valorizzati i vari carismi e le diverse voci, partendo per così dire dal basso del santo popolo di Dio. Ma l'obbedienza è per sua natura una conversazione, una semplice conversazione che tutti possano seguire, anche i bambini. Una conversazione sulle letture che abbiamo appena ascoltato nella celebrazione eucaristica. Secondo quello stile familiare caratteristico di Gesù come discepoli di Emmaus. E allora iniziamo dalla prima lettura, laddove il Signore dice al profeta Ezechiele: io ti ho posto per sentinella alla casa Israele. Questa parola, sentinella, definisce precisamente il rapporto del vescovo Eusebio con la sua città. A dire di Ambrogio, che per molti versi volle ispirarsi al protovescovo di Vercelli nell'esercizio del suo ministero episcopale, a dire di Ambrogio, Eusebio vigilava la sua città con la testimonianza della vita, con l'austerità del digiuno governava la sua chiesa. Ambrogio, autore della fuga dal mondo, è affascinato dall'ideale monastico e dalla contemplazione di Dio. Gli è congeniale Elia, che percorre il deserto per giungere fino all'Ore, il monte di Dio. Gli è congeniale Eusebio, che per primo raccoglie il proprio clero in vita communis, divenendo così il fondatore del più antico monasterium clericorum, e che osservava le regole monastiche pur vivendo in mezzo alla città. In definitiva, la testimonianza di Ambrogio nei confronti di Eusebio esprime la singolarità del rapporto che lega il vescovo alla sua città, un rapporto dialettico che richiama per alcuni aspetti espressioni come quelle dell'antico scritto a Dionigo, fine secondo secolo, secondo cui i cristiani, pur abitando le loro città come tutti gli altri cittadini, offrono l'esempio di una cittadinanza paradossale. Per loro, infatti, ogni terra straniera è patria e ogni patria è terra straniera. Così Eusebio, sardo di nascita e romano di formazione, mentre fa sua la santa plebs di Vercelli, vive in mezzo alla città come un monaco. Questo tratto monastico evidentemente nulla toglie al suo straordinario dinamismo
pastorale. Sembra fra l'altro che Eusebio abbia istituito a Vercelli le pieghe per un servizio pastorale ordinato e stabile, e che abbia promosso i santuari mariani per la conversione delle popolazioni pagane rurali. Piuttosto, questo tratto monastico conferisce una dimensione peculiare al rapporto di Eusebio con la sua città. Per ragioni di tempo e di discrezione, siamo costretti a sorvolare sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. A questo giovane vescovo della prima generazione apostolica, Paolo propone squarci della propria biografia, che restano esemplari per ogni vescovo di qualsiasi tempo, ma nel testo che ci è stato proposto dalla liturgia oggi è impressionante l'affinità tra le esperienze di vita dell'apostolo e quelle del vescovo di Vercelli. E trascorriamo finalmente alla terza lettura, tratta dal capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Pochi decenni dopo la morte di Eusebio, Agostino avrebbe commentato da pari suo il testo giovanneo nel celebre Sermone 46. Agostino lo tenne a Ippona, o forse a Cartagine, in una data tra il 406 e il 418. Il Sermone 46, insieme con il successivo 47, è chiamato anche il discorso sui pastori. Ci fermeremo soltanto su quel passo in cui il vescovo di Ippona ritorna al dialogo di Gesù con Pietro sulle rive del mare di Galilea. Quando Cristo affidò le pecorelle a Pietro, scrive Agostino, certo, gliele affidò come fa uno che le dà a un altro vestito da sé. Tuttavia lo volle rendere una cosa sola con sé. Cristo capo affida le pecorelle a Pietro come figura del corpo, cioè della Chiesa. In questa maniera si può affermare che Cristo e Pietro vengono a formare una cosa sola, come lo sposo e la sposa. Perciò, per affidargli le pecore, non come ad altri che a sé, che cosa gli chiede per prima? Gli chiede: Pietro, mi ami? Ed egli rispose: ti amo. E di nuovo: mi ami? E rispose: ti amo. E per la terza volta: mi ami? E rispose: ti amo. Vuole renderne saldo l'amore per consolidarlo nell'unità con se stesso. Egli solo, pertanto, Gesù, pascola nei pastori, ed essi pascolano in noi.
Ebbene, possiamo affermare, in base alle testimonianze a noi pervenute, che questa perfetta configurazione del Vescovo con Gesù, buon pastore, ha rappresentato l'impegno costante di Santo Giuseppe. Lo dimostra l'affetto struggente con cui, scrivendo dall'esilio di Scitopoli, egli si rivolge non soltanto ai direttissimi figli, ai presbiteri tanto desiderati, ma anche ai santi popoli saldi nella fede, cioè alle sante pleiades di Vercelli, Novara, Ivrea e Tortona. Eusebio conclude la sua lettera da Scitopoli, e così concludiamo anche noi, affidando un significativo incarico missionario ai suoi figli e alle sue figlie, di salutare cioè anche quelli che sono fuori dalla Chiesa. A me sembra che si debbano cogliere in questo atteggiamento eusebiano elementi importanti di sinodalità e di ministerialità. I preti non possono e non devono fare tutto da soli, neppure devono darne l'impressione, assumendo comportamenti egocentrici e autoritari, talvolta senza nemmeno avvedersi. Al contrario, nell'organizzazione della Santa Plebs Dei, Eusebio invita tutti i fedeli nella missione evangelizzatrice e ovviamente negli uffici connessi. Mi pare questa una lezione che non dovremmo mai dimenticare. Il buon pastore, che ora sull'altare si fa cibo e bevanda per noi, ci renda tutti, ministri ordinati e fedeli laici, solleciti e buoni pastori del santo popolo di Dio, alla suola di Eusebio, primo vescovo di Vercelli. Promosso ad altro prestigioso incarico per
giudizio. In questo imperativo e delicato momento del nostro paese, Sant'Eusebio interceda per voi uno spirito di fortezza e di sapienza per combattere la corruzione, agevolare i cittadini ai servizi sociali, alle pubbliche istituzioni, per una ripresa economica già in atto, ma che includa anche i più svantaggiati e sia rispettosa della salute delle persone e dell'ambiente. Saluto le sorelle e i fratelli di vita consacrata che in modalità diverse continuano l'esperienza del cenobio maschile e femminile di Sant'Eusebio. Con grande abbraccio, un abbraccio grandissimo a tutti i fratelli, diaconi e sacerdoti della nostra diocesi e delle altre diocesi qui presenti. Per ultimo, secondo lo schema della piramide rovesciata indicata da Papa Francesco, saluto i carissimi confratelli vescovi e gli eminentissimi cardinali che desidero rappresentare. Monsignore Egidio Mirandoli e Luciano Pacomio, vescovo rispettivamente attuale e emerito di Mondovì, e di Aosta invece il vescovo attuale Monsignor Franco Lovignana e l'emerito Giuseppe Anfossi. Monsignori Roberto Farinella e Gabriele Manna, vescovi attuale e emerito di Vienna. Monsignor Gianni Sacchi, attuale, e Franceschi Catella, Monsignore emerito di Casale. Poi abbiamo Monsignor Piero del Bosco, vescovo di Cuneo, che Fossano. E veniamo adesso ai Vercellesi, Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, e poi Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo già di Piacenza e adesso anche di Massa Carrara, Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore emerito della Pontificia Università Lateranense, non è Vercellese, ma grande studioso dei padri della Chiesa e in particolare del nostro Sant'Eusebio. Fu insieme al Cardinale Bertone promotore del primo convegno su Sant'Eusebio nel 1995, anniversario della ordinazione episcopale di Sant'Eusebio. Per questo, vista la sua grande competenza e quindi vicinanza alla nostra diocesi, ho chiesto di tenere lui l'omelia. Il carissimo cardinale Giuseppe Versali, fidato collaboratore del Santo Padre e diversi uffici a lui affidati. E per ultimo l'amico mai dimenticato dai vercellesi, il cardinal Tarcisio Bertone, che ringrazio per la sua presenza, nonostante qualche problemino di salute ha potuto essere qui presente, e lascio a lui volentieri la parola per un breve indirizzo di saluto, anche perché in occasione oggi del suo 30° anniversario di ordinazione episcopale, avvenuta proprio in questa cattedrale il 1 agosto del 1991, vorrà fare dono alla Madonna dello Schiaffo, da noi venerata, dai Vercellesi, una pregiata rosa artistica unita anche a una generosa offerta per i poveri, che consegneremo al direttore della Caritas. Compiti svolti al servizio della Santa Sede.
occupato per la mia di questo padre, a cui ho collaborato per tanti anni alla creazione della dottrina della fede, a servire poi gli altri padri in modo speciale, giovane Benedetto XVI, poi Papa Francesco, e poi anche l'anello della organizzazione di società, l'anello di Maria Auxilia. Come ha detto Monsignor Marco, al termine desidero offrire un dono alla Madonna dello Stato, tanto che ho fatto, con un'offerta per i poveri, per coloro che soffrono ancora le conseguenze della pandemia, le conseguenze di tante varie povertà fisiche, materiali, economiche e spirituali. Sono sempre stato vicino alla comunità vercellese, non dimentico nessuno dei vivi e dei morti, e offro adesso questa santa messa per il bene di tutti, per un'abbondanza di grazie per me. Con un augurio che ripeto, che ripropongo, che ho preso e posso dal popolo ricorda quando abbiamo scelto questo mondo nel mio episcopato, che è il mondo di tutto il mio servizio successivo, come terminale di Santa Giovanna Chiesa, molto preso da una lettera, la lettera di San Vincenzo, che raccomandava ai suoi fedeli, vercellesi e di tutte le regioni circostanti, di fine custodire e di concordia osservare. Continuiamo a custodire robusta la fede e a conservare la concordia, la comunione fraterna. Grazie.